Uscito postumo nel 1921, Il podere di Federigo Tozzi fu definito da Borgese un idillio avvelenato. Tutti, infatti, danno addosso al protagonista Remigio Selmi, cui nessuno perdona la fortuna di aver ereditato dal padre un podere senza esserselo sudato e quel che è peggio senza saperlo condurre, non avendo alcuna pratica dei lavori agricoli e del mondo delle campagne. Ce l'hanno tutti con lui, la giovane e avida amante del padre, Giulia, la matrigna, Luigia, i creditori, i sensali, il notaio, gli avvocati, i sottoposti. Sebbene egli cerchi in ogni modo di essere comprensivo e conciliante con loro, deve subire una serie interminabile di atti ostili, finché, in un crescendo drammatico di cattiverie, di pretese, di attacchi, di sabotaggi e di sciagure, si arriva alla catastrofe tragica, alla follia omicida di un contadino, Berto, che uccide Remigio a tradimento con un colpo d'accetta. La campagna si conferma così, sulla linea indicata da Verga, un ambiente niente affatto idilliaco, ma anzi assolutamente spietato, non un'Arcadia insomma, ma una giungla. Solo un ingenuo come Remigio poteva aspettarsi di trovarvi la pace sognata. Invece viene espulso da un mondo che lo considera un corpo estraneo, perché nel mondo, secondo Tozzi, trionfa sempre il male. Tutti i personaggi che a vario titolo entrano in rapporto con Remigio gli sono nemici, ciascuno con le sue motivazioni, chi per invidia, chi per rivalsa, chi soltanto per cupidigia, gli piombano addosso come tanti avvoltoi. Nessuno di loro può concepire che qualcuno venga in possesso di un patrimonio senza esserselo guadagnato a prezzo di sacrifici e anche di colpi bassi. In un mondo dominato dal calcolo e dall'astuzia, dalla disonestà e dall'avarizia, in cui ci si logora fino talvolta a perderci la salute, ad almanaccare come trarre il maggior profitto possibile dalle varie situazioni e avvantaggiarsi a spese dei meno furbi, non c'è posto per la dabbenaggine di Remigio. Di fronte alle fortune immeritate, si grida vendetta. Guai allora a essere leali e onesti. I buoni e gli inetti attirano la rabbia e contro di essi ci si accanisce con sadico compiacimento. È il caso, ad esempio, di Giulia, che in quanto si era infilata, ovviamente per calcolo, nel letto di Giacomo Selmi, padre di Remigio, dopo che era rimasto vedovo, si aspettava di ereditare almeno una parte del patrimonio da lui accumulato e quindi accampa diritti e decide di far causa al figlio. E l'avvocato Boschini, cui essa si rivolge, degno erede della zecca Garbugli di manzoniana memoria, suggerisce il modo per costringere Remigio a sborsarle una somma ingente. Trovarsi due falsi testimoni pronti a dichiarare che Giacomo Selmi, prima di morire,
aveva ammesso alla loro presenza di avere un grosso debito con lei. Ed è ancor più sconcertante constatare l'estrema facilità con cui i due falsi testimoni vengono trovati e la futilità e l'incongruenza delle motivazioni che li inducono a prestarsi prontamente e senza riluttanza a una così squallida macchinazione ai danni dell'inconsapevole e incolpevole Remigio. Si ricordi per inciso che anche per condannare a morte Gesù il Sinedrio era ricorso a dei falsi testimoni. L'episodio evangelico è il sottotesto della pagina del Podere che mi accingo a leggervi. L'avvocato Boschini, informatosi con poche parole all'incirca di quel che si trattava, disse, disfacendo tra le dita la sigaretta insalivata: «Se non c'è testamento in suo favore, è impossibile ottenere niente. A meno che», proseguì, invogliato di fare una causa come non gli capitava più da qualche tempo, «ella non porti qui due testimoni che possano dire, per esempio, che il signor Giacomo Selmi, prima di morire, un dato giorno, ha dichiarato in faccia a loro di essere debitore verso di lei di una certa somma prestata e che ha obbligato a pagarla il suo erede. Ci sono o no questi due testimoni? Ci pensi bene, perché bisogna portare cose concrete e non chiacchiere, altrimenti lei mi farebbe compromettere per una causa non giusta del tutto, che io mi rifiuterei di fare. Perché sopra ogni cosa devono stare la verità e la giustizia». E con le mani pareva che volesse collocare la verità e la giustizia sopra qualche piedistallo. Giulia, quasi inebriata del suggerimento, sorrise: «I due testimoni ci sono». Ella rispose così, pur sentendo quasi immediatamente che non avrebbe più potuto tornare indietro. Ma l'avvocato non le dette tempo a pentirsene e le chiese: «Si ricorda come si chiamano o me lo vuol dire domani a mente più riposata?» «Domani, domani». «Bene, si vede che lei non farà questa causa per avidità. E quanti sono stati i denari prestati da lei al signor Selmi? Badi che la somma sia verosimile, perché se anche gli avesse prestato, poniamo il caso, 20.000 lire, il giudice, per quanto fosse vero, potrebbe sospettare. Bisogna che questa somma sia molto più piccola. Se ne ricorda?» «Siccome non tengo conto di 100 lire più o 100 lire meno, sono nel giusto se mi faccio restituire 3.000 lire». «Bene, bene, è una somma conveniente. Ed altri crediti non potrebbe vantarli? Per esempio, le ha pagato sempre il salario? Mi sembra che se ella gli ha dovuto prestare 3.000 lire, il signor Selmi non avrà sempre potuto essere puntuale a pagare lei». Ella rifletté un poco e disse: «Mi promise 30 lire al mese e non ho mai riscosso niente. Quanto tempo è?»
Giulia rifletté più a lungo e rispose: 6 anni. Non potremo chiederne che 5. La legge non ne consente di più. E 5 anni, se non sbaglio, importano 1.800 lire, che con le altre arrivano a 4.800. Ossia, possiamo dire 5.000. E siccome è probabile che dobbiamo venire a una transazione, perché bisogna prepararsi anche al peggio, è prudente, direi, chiederne 8.000. I due testimoni furono pescati il giorno stesso. Il primo un tipografo, l'altro Chiocciolino, un sensale mezzo epilettico che aveva questionato a morte con Giacomo per una bazzecola. Il tipografo, Corradino Crestai, soprannominato Ciambella, era alto quasi 2 metri, magro e sempre giallo, con 2 occhi che sembravano di piombo, con le dita delle mani così affilate che si vedeva la forma degli ossi. Si prestò a far da testimonio perché gli pareva ingiusto che Giulia restasse senza nemmeno un soldo dopo aver avuto buona ragione a sperare di essere l'erede di quasi tutto. Il sensale era pieno d'un odio cieco. Dopo averne inventate di tutte, anche sul conto della moglie di Giacomo, tanto per vendicarsi, ora gli capitava proprio l'occasione di beffare Giacomo morto, quasi avesse potuto obbligarlo a sborsare di tasca quelle 8.000 lire. Nel romanzo di Tozzi anche la natura si mette di traverso, scatenando i suoi elementi ingrata addosso al protagonista che non ha ancora imparato a temerne i rovesci e a comportarsi con prudenza. A Remigio, che crede di poter vivere serenamente nel grembo di una madre benevola, la natura risponde con un temporale che fa marcire il fieno tagliato e lasciato a seccare sui campi. Sembra insomma che anch'essa partecipi a questa specie di congiura ordita dalla cattiveria umana ai danni dell'inesperto protagonista. Ma, come ovvio, il primato della cattiveria spetta comunque agli uomini, capaci di un odio cieco e implacabile, tanto più feroce quanto più immotivato. È il caso dell'incendio doloso della mucchia del grano appiccato da Chiocciolino, che ha praticamente dichiarato guerra a Remigio, e, fatale esito estremo, come già accennavo, della rabbia omicida che arma la mano di Berto. Questo contadino, che fin dall'inizio appare riottoso e svogliato, maldicente e irrispettoso, diventa il boia, il carnefice, l'esecutore materiale di una condanna che il mondo cattivo ha emesso a carico di Remigio. Vi leggo l'ultima pagina del romanzo. Ma l'odio di Berto s'era fatto sempre più forte, e quando vedeva Remigio nel campo gli veniva voglia di avventarglisi. Il lunedì mattina Remigio gli disse di prendere l'accetta e di andare con lui a buttare giù una cascia con la quale voleva rifare il timone del carro. Berto aveva il cuore grosso e gli tremava. Il respiro pareva che glielo spezzasse. Cecchina gli disse: «Non andare tu, ma digli che vada a Contordo». «Ci vado io, invece». La donna non osò guardarlo in faccia e non gli disse altro.
si mise a sedere perché le girava la testa e non poteva stare sola. Remigio aspettava Berto in mezzo all'aia e quando lo vide gli disse: «Possiamo andare». Si guardava attorno come se qualcuno dovesse venire a chiamarlo e gli venne in mente di dire a Luigia che egli andava giù con Berto alla proda del confine. Perciò si soffermò, ma cambiò subito pensiero. Camminava avanti all'assalariato e voleva voltarsi per sorridergli, ma non poteva ed aveva paura. In certi momenti non l'udiva nemmeno, benché gli si avvicinasse sempre di più. Quando furono alla proda, pensò: «Queste altre casce tra 2 anni saranno cresciute». Vide un pero giovane che ancora non aveva il pedano forte e pensò: «Farà presto le pere e sono di qualità buona». Berto guardava il ferro dell'accetta e lo lisciava con una mano. Il ferro, arrotato da poco, luccicava. Intanto non c'erano più le zolle dell'aratura e sulla proda i piedi ci spianavano bene. Remigio seguitava a camminare avanti. Allora, infuriatosi, Berto gli dette l'accetta sulla nuca. Remigio non solo ignora tempi, modi, accorgimenti e priorità nella conduzione di un'azienda agricola, ma non conosce abbastanza gli uomini per potersene difendere, indovinandone i piani nascosti e le passioni. Per debolezza di carattere, assai più che per inesperienza, non riesce a farsi valere in quanto padrone del potere. Al contrario, i suoi salariati capiscono al volo che possono tranquillamente disobbedirgli, ingannarlo, fare i loro comodi e manovrarlo a piacimento, aizzandolo contro gli altri. Remigio è talmente ingenuo da non sospettare nemmeno che Giulia abbia potuto comprare dei falsi testimoni per estorcergli un'ingente somma di denaro, né si accorge che perfino il suo avvocato manda in lungo la causa per aumentare la parcella e intanto gli fa firmare una cambiale dietro l'altra, ciò che gli aliena progressivamente la proprietà, costringendolo prima o poi a svenderla. La sua è una coscienza appena larvale che non conosce il male. Da questo punto di vista, il podere inscena il conflitto tra l'etica della correttezza e la pratica della disonestà. Se non possiede i mezzi per contrastare gli altri, il protagonista mostra però grande coraggio nell'affrontare le difficoltà che si abbattono una dopo l'altra su di lui, cercando di parare i colpi con dignità anche quando sente il mondo crollargli addosso. Remigio non si dà per vinto, non cede alle lusinghe e alle offerte di sensali e di possibili acquirenti cui il podere fa gola, né ne affida la conduzione a un fattore. Rimane al proprio posto, continua a compiere fino all'ultimo il proprio dovere, soffrendo in silenzio e in solitudine. Tra le opere narrative di Tozzi, il podere rappresenta senza dubbio il tentativo più coerente di recupero della grande lezione verista. Vanno in questa direzione la costruzione architettonica della vicenda, l'orizzonte sociologico dello spaccato di vita,
la rappresentazione disincantata del mondo contadino, la ricerca di una lingua aderente al parlato con patina vernacolare. Tuttavia, sarebbe quanto mai riduttivo fare di Tozzi un epigono di Verga o peggio ancora uno scrittore regionale. Tozzi cerca sempre di dare alle sue storie un ancoraggio realistico, sì, ma vi innesta poi, trascorrendo dalla focalizzazione zero alla focalizzazione interna, la prospettiva mutevole, soggettiva, fluttuante, talvolta persino allucinata o visionaria dei suoi personaggi, attento a cogliere i lati oscuri della loro psicologia, le reazioni incomprensibili, quel tanto di irrazionale e di misterioso che governa i loro atti. Sotto la dominante di questa dimensione umbratile e permalosa, quasi tutti i personaggi tozziani subiscono una deformazione grottesca che li assimila semmai ai tipi pirandelliani, ma anche qui con un'accentuazione violenta, aggressiva, diremmo da corda pazza, regressivamente bestiale. Quello di Tozzi è un mondo oppressivo, tirannico, parossistico, pieno di incontenibile cattiveria, inquietante come quello di Kafka.